Prego, prego. Sera, mister. Buonasera. Volevo chiederle, Lorenzo Peronaci di FC Inter News. Jovetic tende a lasciare Icardi troppo solo, soprattutto nella gara di oggi, abbiamo visto, perché arretra molto. Però ha anche dimostrato di essere uno dei pochi in grado di accendere la luce. Pensa sia possibile far conciliare la sua presenza con le esigenze tattiche di Icardi e del resto della squadra, soprattutto in vista della prossima stagione? Jovetic arretra quando deve arretrare, perché è un giocatore con caratteristiche diverse da Icardi, quindi preferisce a volte venire a prendere la palla, e questa è una buona cosa per una seconda punta. Giocando così lui ha fatto quello che doveva fare, esattamente quello. Poi sono gli esterni che hanno a volte molte possibilità di attaccare, come è successo oggi nel primo tempo, quando Perisic e Bevegna hanno avuto diverse palle gol. Però Jovetic ha fatto quello che doveva fare come seconda punta. Prego, seconda fila. Salve mister, 50° gol di Mauro Icardi con la maglia dell'Inter, numeri da campione, numeri di un campione del quale sarebbe difficile privarsi a fine stagione. Mauro i gol li farà sempre, sempre fatti, è un grande bomber e credo che migliorerà continuamente nei prossimi anni. Qui davanti, prima fila, qui dello Sport. Vai Andrea. Uguale, prego, uguale. Scusi, ma l'avevo visto. Roberto, scusami, ci spieghi, se l'ha già detto in televisione ma non l'abbiamo sentito, la scelta di utilizzare Jovetic e non Eder o Paso, se è un, cioè da cosa dipende? Poi te faccio un'altra. Jovetic perché si era allenato, era ritornato dopo la nazionale, si era allenato bene 2 settimane e avevamo bisogno proprio di quel tipo di giocatore che giocasse tra le linee, e quindi per quel motivo lì. Seconda, sulla prestazione, cioè è arrivata la vittoria che mancava da tanto tempo in trasferta, ma tu sei soddisfatto della prestazione della squadra? Soprattutto se fossi Stellone, quanto saresti arrabbiato per come... No, io sono Mancini e sono arrabbiato per l'Inter, perché l'Inter doveva chiudere il primo tempo in tranquillità, almeno 2-0 per quello che ha fatto. Poi noi abbiamo questo problema di non far gol o di non sfruttare le occasioni per mancanza di errore nell'ultimo passaggio, per la finalizzazione, e quindi poi in questo campo, dove nelle ultime 6 o 7 partite aveva vinto solo la Juventus 2-0 se non sbaglio, insomma è chiaro che qualche difficoltà ce l'hai. Noi abbiamo concesso un contropiede nel secondo tempo dove loro hanno preso il palo e poi gli altri due sono venuti a calci piazzati. Questo credo si possa concedere, ma mi sembra che nei confronti dell'Inter c'è sempre qualcosa che non vada, perché nelle prime 19 partite eravamo primi, vincevamo, però giocavamo male. Adesso siamo quarti, vinciamo e giochiamo male, quindi ci sono tante squadre che giocano male e vincono. Io non credo che l'Inter oggi abbia giocato male, anzi ha fatto un'ottima partita, andando in difficoltà in un paio di situazioni, ma questo è normale, insomma Frosinone in casa è una squadra che ha messo in difficoltà chiunque. Prego. Rispetto alla prestazione, l'ultima prestazione con la sconfitta del Torino, ha visto dei miglioramenti o è un Inter ancora, mi passi il termine, convalescente? La sconfitta del Torino è venuta fuori da episodi che hanno condizionato totalmente la partita, perché rimanere in 10 e poi in 9 è impossibile pensare di poter vincere, e noi siamo andati vicino al pareggio nel finale. Sono quelle partite che purtroppo nascono bene, come era nata a noi, abbiamo fatto il gol, non siamo riusciti a fare il secondo gol, abbiamo concesso l'1-1, abbiamo concesso un'altra espulsione assolutamente assurda, e quindi abbiamo perso. Sono partite che si perdono purtroppo a volte per episodi, gli episodi cambiano le partite. E oggi l'ha vista meglio? Anche col Torino l'ho vista benissimo nel primo tempo, e quando siamo rimasti poi in 10-9 è cambiata la partita. In fondo, poi chiudiamo. Ciao Roberto, senti, ciao. Al di là poi della bellezza o la bruttezza, cioè questa versione un po' cinica, appunto come all'inizio, 1-0, come anche a Empoli, era forse l'Inter che era meglio vedere tutte le partite, anche quando invece magari si è cercato di fare qualcosa di più bello, però ecco, negli ultimi minuti si prendeva il gol e queste cose. Noi come tutti cerchiamo di fare sempre, di giocare sempre al meglio e di fare le cose buone. A volte ci riescono, a volte non ci riescono, ma insomma, pensare che oggi l'Inter non abbia fatto una buona gara è assurdo. Gazzetta dello Sport. Ti rifaccio la domanda di prima che ti hanno fatto in TV. La forza delle idee o Ricco Budget per il mercato prossimo? Ricco Budget.
l'ultimissima prima della sera. Ciao Roberto, scusami, una curiosità, hai fatto tutte e tre le sostituzioni dopo il 40esimo? Proprio perché stavano giocando bene, no. Stavano giocando bene, pensavo che prima o poi avremmo fatto gol e comunque ci serviva poi la velocità di Biabiani, la velocità di Peris sulla sinistra. Stavano facendo due sostituzioni intorno al 30esimo con Eder e Palacio, o Eder e Liaic, poi abbiamo fatto il gol e abbiamo avuto Melo e Telles con problemi fisici, hanno dovuto cambiare le sostituzioni. Grazie.